Che non fosse anche quello l'autore di quel terzo dell'altra parte della struttura strategica che... Però questo cozzava, diciamo, questa cosa cozza con un'affermazione dal punto di vista giuridico, che Senzani entra, diciamo, nell'indagine, nel contesto delle viene dopo il caso Moro, nel 79, nei primi mesi, adesso non so quanto è datata, a marzo, quindi sta. Se invece, come sembra adesso, la cosa potrebbe essere datata di dietro, cioè Senzani esisteva già nelle Brigate Rosse, come sembra dall'inchiesta che stanno facendo finalmente i magistrati, dal 76-77, a questo punto questo potrebbe essere un elemento ulteriore di ricerca della verità. Direi che ha detto il dottor Guicciarani. Posso dire una cosa che porta fuori, diciamo, da quello che hai detto, magari qualche volta ne hai parlato, ma io non me lo ricordo. Dal carcere, perché non avete preteso di sapere, o comunque se non direttamente date le circostanze di averli, ma che fossero pubblicate le carte di Moro che invece le Brigate Rosse di Moretti non hanno mai voluto? Cioè voi non vi siete arrabbiati per questo motivo? Non era quello, diciamo, la carta che le BR dovevano presentare agli altri compagni e, come dire, all'Italia stessa? Come andò questa cosa? Beh, andò che appunto noi lo chiedemmo che fossero resi pubblici, come loro avevano dichiarato in alcuni comunicati precedenti. Però lì il problema è, cioè io mi sono sempre posto questo problema, cioè erano solo dei poveracci questi lavori, oppure c'è anche della malizia, cioè perché di fronte a certe cose che secondo me erano importanti, ti rispondevano dicendo ma non siamo in grado di farlo, ma cioè, rispetto a dentro a questa cosa delle carte di Moro, eccetera, eccetera. Un altro elemento chiave che voi qui sottolineate è grado, di via grado. Cioè secondo me dal falso comunicato numero 7 di questo famoso comunicato del comunicato, l'ho detto lui. Esatto. Secondo me da lì inizia realmente una trattativa, almeno da lì di sicuro inizia una trattativa. Una trattativa che va avanti perché noi all'inizio del sequestro noi chiedevamo informazioni a questo forum, ovviamente, e loro ci davano una comunicazione di grande ottimismo, cioè dicevano stava parlando, sta dicendo un sacco di cose interessanti, in papera su Andreotti, eccetera, eccetera. Dopo invece il falso comunicato numero 7, la scoperta di via Gandhi, cambiarono radicalmente il registro di 180 gradi. Ci dissero, non c'è, a noi, poi alcune cose che dissero anche fuori, ma noi personalmente ci dissero, guardate, in realtà non c'è niente da importante da comunicare, oltretutto noi siamo nella merda di Lozano, proprio in una zona della nostra fase, perché c'era stato Andreotti che aveva fatto questo decreto legge, perché il 78. 78, perché questo decreto legge per cui chi prendeva l'ospedale in casa, eccetera, doveva andare poi alla polizia. Questa è la dimostrazione del fatto che anche il Brigate Rosse non capisce.